never to go to war with one another again. Putin ha sferrato ormai da due giorni l'attacco all'Ucraina. Una colonna lunghissima di mezzi corazzati sono diretti a Kiev, la capitale. Sulla Novosti, agenzia di stampa ufficiale russa, appare un articolo che poche ore dopo scompare. È l'opera di uno zelante putiniano che ha deciso di precedere le truppe. Sì, perché a Mosca l'arrivo dei carri armati russi nella piazza dell'indipendenza è data per scontata. Tutt'al più si discute dei tempi della resa ucraina o se magari non troveranno resistenza alcuna. Abbiamo appena ricevuto questo messaggio da fonti ucraine non identificate. Si tratta della risposta al messaggio che chiudeva la prima parte dell'articolo di Peter Akopov, quando lui diceva che l'Ucraina è tornata nella Russia. Ritorniamo a Bomba. Questo testo è corredato dalle immagini di Mariupol dopo l'arrivo delle truppe russe.
avessi modo di parlare con Peter, gli chiederei cosa intende per termini e quali regole, a quali regole si sta riferendo. Perché in realtà che il suo testo sia un testo distopico, non sia il discorso, non sia il testo ufficiale, è solo dovuto al fatto che Putin, attaccato l'Ucraina in febbraio, non ha tenuto conto di. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! Della situazione reale, ma di una situazione irreale che sta nella testa o dello scrittore, in questo caso non solo dell'autore dell'articolo, ma della cerchia dei putiniani di ferro russi, non certo dei turbati italiani. E meno male che gli ucraini hanno pensato anche alla nostra difesa. E dunque questo testo è meritevole di diventare il primo numero di figure di merda nella storia. C'è comunque da aggiungere che questo testo che abbiamo così faticosamente prodotto è interessante dal punto di vista storiografico, ovvero quando uno storico si chiederà perché Putin ha attaccato l'Ucraina, potrà andare a vedere questo testo per risalire alle ragioni, alle pulsioni che hanno mosso il dittatore russo nel febbraio di quest'anno. Con questo chiudiamo la prima puntata di Figure di Merda nella Storia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata in cui affronteremo il famoso discorso di Chamberlain al ritorno da Monaco nel 1938, allorquando Neville regalò la Cecoslovacchia a Hitler per tenerlo buono. C'è qualcuno che disse che per salvare la pace aveva perduto l'onore e aggiunse, ma invece portò alla guerra, arrivò comunque la guerra e l'onore l'aveva perso. Alla prossima.